Nuova in studio, seconda parte di Angoli, lo avevamo promesso, una puntata dedicata interamente al mondo dei libri. Nella prima parte ci siamo concentrati su una categoria in particolare, i libri d'arte, e invece con me in studio in questa seconda parte c'è l'autrice di un romanzo, visto sorgere il sole a Sarajevo. Lei è Lorenza Auguadra, scrittrice e anche sindacalista. Beh, scrittrice magari è una parola grossa. Intanto, autrice del libro, certo, sicuramente. Scrittrice anche perché so che lei è autrice non solo di eh, narrativa, ma anche di poesia. Poesia in passato anche fiaba, quindi sì, diciamo che c'è... Direi che il titolo sarebbe più che guadagnato. Questa Non esageriamo, è <ride> grazie. È uscito comunque. di recente. Sì, è uscito il mese di aprile di quest'anno, sì. Ed è stata anche una scelta, l'uscita in questo particolare anno 2015, eh, fortemente voluta. Ci vuole spiegare un po' meglio? Sì, quest'anno ricorre il ventennale eh, della fine della guerra in Bosnia. Quest'anno è un anno carico di eh, ricorrenze e eh, dato che poco si parla eh, di quel conflitto, a parte eh, l'andata di m, Papa Francesco che ha permesso quindi di riaccendere i riflettori su quella terra, eh, visto che sostanzialmente a vent'anni da quel conflitto la Bosnia è ancora eh, diciamo piegata su se stessa, quindi in un Perenne dopoguerra che sembra non finire, io nel mio piccolo mi sono detta se riesco a riprendere quel taccuino di viaggio eh, e eh, così a, rendere, eh, a permettere di pubblicarlo, eh, nel mio piccolo potrei riaccendere i riflettori su quel conflitto. L'ha detto già un po' anche lei, eh, sì, un romanzo però eh, nasce dallo spunto di un viaggio che lei stessa ha fatto, una sorta di diario. Sì, infatti io non so se si possa connotare come romanzo, eh, è una sorta di diari, diario di viaggio. Eh, diciamo che l'ho scritto rientrando da quel viaggio, almeno la, la brutta copia, diciamo così. E, eh, la storia parte da diversi anni fa, nel 2002-2003 ho partecipato a un percorso formativo eh, organizzato da una serie di associazioni del territorio comasco, il coordinamento comasco per la pace appunto e eh, tra le varie associazioni c'era Sprofondo. Profondo fondata da Don Renzo Scapolo, allora eh, negli anni del conflitto in Bosnia, Sarajevo era eh, parroco a Valmorea e fondò proprio con una serie di, di persone quell'associazione con l'intento di portare aiuti umanitari eh, a Sarajevo. Eh, è stato un percorso abbastanza lungo, eh, articolato su più moduli, eh, io allora lavoravo già per fortuna e quindi si, si svolgeva la sera, il sabato, la domenica e l'intento era quello di eh, riuscire a costruire eh, diciamo, un taglio mentale di accoglienza, eh, di cultura della pace, no? quindi la costruzione mi sembra attuale di ponti e non di muri. Hm? Eh, e quindi mh, come seconda fase c'era la possibilità su base volontaria di partecipare ad uno stage eh, in uno dei luoghi del mondo eh, dove c'erano queste associazioni. Eh, e io ho scelto Sarajevo. Mi ha mh, colpito subito questa, questa terra anche perché dietro l'angolo di casa, in quegli anni molti di noi... Lei no perché è sicuramente giovanissima, ma in quegli anni molti di noi erano sulle sponde dell'Adriatico a prendersi la tintarella e dall'altra parte c'erano bambini che venivano lanciati in aria e resi, eh, eh, diciamo, oggetto di, di tiro al bersaglio, donne che venivano violentate davanti ai loro, ai loro mariti e uomini che venivano impalati, ecco. E quindi sono andata lì. E quello è proprio il, il racconto di, di volti, di sguardi, di persone che, ho che hanno subito quella guerra e che ho incontrato stando lì a fare questo campo di lavoro. In questo libro, però, poi eh, si trovano anche molti momenti che lei ha saputo intercettare di voglia di superare, di voglia di andare avanti, che forse è veramente eh, come dire, quello che resta e quello che deve restare di ogni guerra, no? Perché il tentativo quando vengono particolarmente questo tipo di violenza è quello di cancellare l'identità e allora lo sforzo a guerra finita è quello di ricostruirla e di andare avanti, più forti magari infatti lo stesso titolo no? ho visto sorgere il sole a Sarajevo da un lato eh, dice in maniera forte quello che c'è scritto lì non è il racconto di qualcuno che ho sentito ma è quanto io ho visto hm? quindi è passato attraverso i miei occhi e le mie sensazioni però comunque eh, c'è una voglia di rinascita, eh, comunque un conflitto molto forte, eh, comunque la speranza e la voglia di mettere in atto una rinascita, comunque c'era già allora no? Lo stesso, eh, la stessa associazione sprofondo eh, con eh, i tentativi di creare appunto una ripresa a Sarajevo, certo nel loro piccolo, ognuno facendo la propria parte, chiaro. Che è sempre fondamentale, Certamente. anche la scelta della immagine che troviamo in copertina, no? è, è, so che appartiene a lei, è una foto che ha scattato lei, ci racconta un po' meglio di che cosa si tratta? Sì, è un, è un mio scatto, eh, è una realtà che ho scoperto solo andando a Sarajevo, eh, Sarajevo è una città... Eh, Circondata da colline per cui si è prestata molto in quel conflitto eh, da parte dei Serbi ad essere eh, assediata, quindi si sono appostati sulle colline e praticamente Sarajevo era eh, a quel punto un campo di concentramento, il più grande campo di concentramento dopo la Shoah di fatto. Eh, e quindi i Sarajeviti, dopo un anno di, di assedio, nel 1993 hanno pensato di eh, scavare un tunnel sotto l'aeroporto e quella è la fotografia che permettesse non di scappare chi ormai aveva avuto modo di farlo si era già allontanato ma proprio per permettere eh, l'ingresso a Sarajevo di beni di genere di prima necessità eh, dalla nafta ai medicinali alla posta perché Sarajevo era completamente tagliata fuori dal, dal mondo quindi quello è eh, diciamo, ciò che ha dato la salvezza a questi 300.000 Sarajeviti che erano coloro che sono rimasti a Sarajevo durante il conflitto. Senta, ma perché secondo lei di questo conflitto non, non si è parlato ancora molto? Cioè, forse è sempre qualcosa molto da dire, ma basta pensare, basti pensare che oltre al suo libro, eh, pochi anni fa è uscito anche un film, che forse quello l'ha riportato. Eh, ancora un po' sotto riflettori la vicenda, anche se con un taglio differente, se non altro per l'autrice, per la regista che era Angelina Jolie, che curava in quel caso anche la sceneggiatura. Perché non si è parlato molto di questo conflitto, di questa guerra, di queste vittime a differenza di altri? Beh, forse perché è proprio dietro l'angolo di casa, è la, la guerra più sanguinosa che ci sia stata dopo la seconda guerra mondiale. Forse in qualche modo ognuno di noi nel nostro piccolo ha più desiderio di dimenticare che di riprendere in mano. Eh, quella guerra eh, e di eh, davvero eh, attraversarla eh, cercando di, di capire meglio dove erano e dove sono state le responsabilità. Ci vuole come in tutte le cose probabilmente una certa distanza. Gli stessi Sarajeviti si rendono conto che ci vorrà ancora del tempo eh, perché aver vissuto fino a ieri con un vicino di casa di un'altra etnia e non ci si poneva il problema. E aver visto la propria figlia o la propria moglie essere violentata, cioè capisce che diventa un problema ricostruire lì così. E quindi bisognerà che passi un, un po' di tempo. Eh, credo che ognuno di noi però rispetto a questo non voler guardare eh, questo tipo di realtà ci dobbiamo interrogare, ecco. Certo. Io stessa andando là voglio dire mi sono rimessa in discussione a 360 gradi, ecco scoprendo anche da comasca eh, un po' disattenta che là c'è morto un canzese, quindi un comasco, Gabriele Moreno Locatelli eh, a cui ho dedicato il libro. Sì, infatti è proprio la dedica che peraltro eh, a cui fa seguito una poesia con la data della sua morte, no? Esattamente, il 3 ottobre Sarajevo, 1993, su quel ponte, ucciso su quel ponte durante un'azione di pace, eh, su quel ponte dove venne uccisa la prima vittima ad aprile dell'anno precedente. Il ponte Verbagna, il ponte della morte, cosiddetto. Ma lei c'è più tornata poi a Sarajevo? O ha mm, un programma di tornare? Non ho avuto occasione di tornarci e credo che già quel libro sia un primo tentativo di ritornare. Non lo escludo. È vero, anche perché, come dire, anche lei poi per far uscire il libro si è atteso la ricorrenza del ventesimo, ma ci cioè, ha impiegato un po' del tempo, no? poteva essere anche il decimo anniversario, invece è voluto, ha lasciato passare un po' più di tempo perché poi si era appunto messa in discussione anche lei. Certo, io ho dovuto prendere le distanze emotive da quel taccuino di viaggio, da quella prima bozza di lavoro e quindi ho dovuto anch'io prendere un po' di distanze prima di riuscire a decidermi a, eh, a renderlo pubblicabile. Lorenza io la ringrazio moltissimo, ricordiamo il titolo Ho visto sorgere il sole a Sarajevo, eccolo qua, diario di viaggio eh, e soprattutto insomma una testimonianza molto sincera senza pretese, senza sensazionalismi. Certo. Di quello che è avvenuto. Diciamo, magari, un'ultima cosa che è edito dal gruppo Acaria che da quasi 40 anni opera sul territorio comasco. Benissimo. Tutto un'opera comasca, se vogliamo. ecco. Io le ringrazio moltissimo per essere Grazie stata a lei. con noi. E saluti i telespettatori. Adesso do il loro appuntamento come sempre. A domani, e vi lascio alla rubrica Il lavoro che vorrei, e a tutte le notizie di ETG